sono stati mesi di incontri, di dibattiti, di comizi, di chiacchierate con i cittadini, utilissimi, utilissimi, perché abbiamo imparato molto, abbiamo rimesso a posto le viti, abbiamo aggiustato, abbiamo capito nuove cose, abbiamo confrontato le nostre idee, lasciatemi dire anche i sogni, con la realtà dei cittadini. Sono stati veramente utilissimi e sono stati utilissimi per un altro motivo, perché grazie anche a un gruppo eccezionale che ringrazio, delle persone che mi sono state vicine in questa lunga e difficile campagna elettorale, abbiamo inventato una cosa che stiamo facendo noi in Italia per la prima volta. Tant'è vero che ci sono due antropologi che ci stanno seguendo come tesi di laurea. Abbiamo sperimentato questo, che il programma, anziché farlo così il sindaco con qualche esponente della coalizione, lo abbiamo fatto su un canovaccio che era stata la base delle primarie, che poi abbiamo portato in giro in adunanze pubbliche, in incontri pubblici in varie parti della città, per cui il programma è stato scritto insieme con i cittadini. Questo è importante, perché in questo momento, e questo deve essere una cosa che ci dovrà accompagnare, anche perché l'abbiamo capito in questi anni, c'è una sola possibilità perché questa città e questa comunità possa essere realmente ricostruita, ed è quella che ci sia una grande partecipazione di tutti i cittadini. E la parola partecipazione, se leggete il programma, forse è la parola che più trovate, e sarà questa il motivo che accompagnerà la nostra campagna elettorale. Con una coalizione forte, L'Aquila, che è la città capoluogo di regione, tornerà in Abruzzo e nell'ambito del centro-sinistra per il 2013 dovrà chiaramente esprimere una posizione di leadership, perché con quello che noi, io credo, abbiamo passato, siamo anche quelli che oggi hanno forse le idee più chiare. Questo è l'aspetto politico, e con questo risultato e con questa coalizione che noi chiediamo la vostra fiducia. Innanzitutto devo dire che fa piacere essere qui, perché vuol dire che al sindaco Cialente gli volete bene, e quindi questo è già un buon punto di partenza. Poi ci tenevo a essere qui per portarvi il saluto della nostra delegazione al Parlamento europeo, parlamentari che sono stati vicini, come l'amministrazione sa, a questa città fin dall'inizio di questa legislatura. Primo atto del Parlamento europeo è stato votare il fondo di solidarietà per la città dell'Aquila. Lì capii alcune cose, per esempio come funzionava la regione Abruzzo, perché nei giorni precedenti quel voto così importante, 480 milioni di euro, il più importante stanziamento che il Parlamento europeo ha fatto nella sua storia, per andare incontro a una città che in tutta Europa si guardava con grande tristezza, chiesi di parlare con gli uffici a Bruxelles della regione Abruzzo, come era naturale, per coordinare il nostro lavoro. Noi in Europa lavoriamo con tutte le amministrazioni, non solo quelle della nostra parte. Abbiamo aiutato comuni, regioni che hanno segni diversi, e l'abbiamo fatto perché ci sono gli interessi italiani da difendere, perché c'è la vita delle persone e degli italiani. E mi venne detto che non era possibile, perché all'ufficio a Bruxelles la regione aveva un contratto a termine che era scaduto da 3 mesi. Mi chiesi come fosse possibile tutto questo, la regione che aveva più bisogno di Europa, di risorse. Parliamo del 2009, un anno drammatico. Se c'era una città e una regione nei 27 paesi dell'Europa ad avere bisogno dell'Europa, era proprio l'Abruzzo, la città dell'Aquila. Il disinteresse che le amministrazioni regionali hanno
hanno dimostrato, beh, è gravissimo, lo hanno dimostrato spesso, perché in questo sono andate d'accordo con un governo nazionale che certo non si è fatto apprezzare in Europa, che tutti hanno visto come un'anomalia. Per fortuna quella pagina si è chiusa, ma altre pagine dovranno chiudersi. E con queste elezioni bisogna voltare definitivamente pagina. Abbiamo bisogno di amministrazioni che lavorino con l'Europa, perché se non prendiamo le risorse europee, dove le prenderemo? Per le nostre città, per i nostri territori, per l'agricoltura, per l'industria, per l'energia, in questo momento così drammatico per tutti. Se abbiamo disinteresse nei confronti dell'Europa, beh, le risorse non arriveranno. Abbiamo sotto gli occhi quello che sta capitando in queste settimane in Grecia. La sua lontananza oggi è un problema per tutti, la sua lontananza dall'Europa in questi anni. Noi abbiamo bisogno invece di amministrazioni che lavorino e siano più presenti.